Innanzitutto vorrei precisare una cosa, che prima di essere un attivista della politica, senz'altro attratto dall'unica persona possibile in questo clima ormai dove si cambiano casacche come se fossero palline da ping pong e dove ogni giorno non si sa la sera quando si va a dormire il giorno dopo cosa si farà. Quindi partiamo dal fatto che questa persona, la mia persona, non si venderà mai, perché prima di essere un attivista sono una persona fedele, con dei valori. Mi ha fatto l'unica promessa che è stata quella di dire: Fabio, ti garantisco che i giovani saranno al centro del mio progetto. Questa persona è qui accanto a me, si chiama Giangrazio Di Rutigliano. Però io vi faccio un'altra domanda. Cosa è stato fatto negli ultimi 20-25 anni per favorire lo sviluppo dei giovani, per fare in modo che loro realizzassero i loro desideri? Cosa è stato fatto? Zero. A volte sono stati definiti inutili, incompetenti, non gli si è data neanche la parola. Vi posso garantire che qui, in questa coalizione, si ha la consapevolezza che i giovani sono il motore della nostra comunità e lo saranno sempre. E se il mio volto è stato messo in campo 3 anni fa, è stato messo in campo questa volta e sarà messo sempre in campo a fare questa premessa, perché ho sentito negli ultimi giorni dicerie che non sto qui a replicare perché sono piccole così, come chi le dice in giro. Adesso voglio parlarvi di quello che invece noi abbiamo già iniziato a fare e intendiamo fare per i giovani. Innanzitutto, come dicevo prima, io sono attivista da 8 anni, ma sono attivista 365 giorni l'anno, perché le nostre sedi non vengono aperte il 10 maggio, un mese prima delle elezioni, e poi chiuse. Le nostre sedi rimangono sempre aperte, a disposizione in tutti i periodi dell'anno. E la prima cosa che favorisce questo nuovo modo di fare politica non è altro che la socializzazione dei giovani, dello scambio di idee, perché ci vogliono le nuove idee, le loro idee in questo paese. A un signore che magari ha 30 anni, 40 anni di politica alle spalle, cosa le ne può fregare che se i giovani su 10 emigrano per lavorare? Cosa le ne può fregare?